Pietro Riva, campione europeo alle 10.000, juniores. Alessandro Giacobazzi, splendido sesto dopo una gara tirata per metà abbondante. Raccontateci un po' la vostra gara. Partito. Ma parto io. Ho visto subito sin dal primo giro che era una gara abbastanza lenta e non avevo nessuna intenzione di andare davanti a tirare, viste anche le caratteristiche degli altri che erano principalmente di corridori forti sul ritmo, ma forse non fortissimi in volata. Dopo che ho visto che Alessandro era andato davanti, ho preso veramente fiducia, perché so che lui è un ottimo pacemaker e avrebbe, oltre che allungato la fila, avrebbe ammazzato anche un bel po' di gente. Quindi sono contento della gara che ho fatto e devo ringraziare Alessandro, ma niente, è stato splendido, non me l'aspettavo. Poi negli ultimi giri ho cercato semplicemente di evitare di prendere botte, piazzarmi esterno in prima corsia, ma non proprio al cordolo, così da evitare eventuali chiusure nella parte finale. Poi l'ultimo 500 metri è stato forte, poi gli ultimi 200 ancora di più. Dai Ale. Io che dire... Io sono andato a tirare perché, conoscendo le caratteristiche dei miei avversari, conoscendo le mie caratteristiche, non potevo che andare avanti a tirare, perché non potevo permettermi una gara tattica. E ho tirato quasi 7 km e speravo in qualche cambio, purtroppo non è arrivato, però vedevo che ogni giro dal maxi schermo ogni tanto qualcheduno si sfilava, e questo mi dava ancora più fiducia per continuare a imporre il mio ritmo. E stavo imponendo un ritmo da 3-4-3-5 al chilometro, un ritmo che mi sentivo veramente molto bene. Infatti sono riuscito a chiudere l'ultimo chilometro in 2:50, che quindi per me vuol dire chiudere veramente forte. Purtroppo quelli davanti hanno chiuso molto più forte. Il nostro Pietro Riva ha chiuso in 2:41 l'ultimo 1000, 56 l'ultimo giro, qualcosa di veramente straordinario e immenso. Veramente bravo Pietro, e se l'è meritata tutta questa medaglia. C'è stato un momento in cui la razionalità è saltata, è iniziato a prevalere l'istinto? È andato tutto esattamente come ve l'eravate immaginati? Io sinceramente non mi ero fatto piani su questa gara. Per me andava bene sia una gara sul ritmo che una gara anche lenta. Se devo dire, ho sempre cercato di evitare problemi, quindi botte al cordolo, cose varie. Poi la razionalità c'è sempre in queste gare qua. Chiaro, l'ultimo giro ti lascia un po' andare e ha queste reazioni un po' forti. Sì, cioè praticamente quando inizia a sentire la fatica, lì inizia a dire: lo devo fare per l'Italia, lo devo fare per la canotta che indossi, perché Pavullo. Oltre per Pavullo, ma anche per la nostra amata Italia. Sì. E indossare la maglia azzurra rappresenta veramente qualcosa di forte, e è doveroso onorarla al meglio, e quindi io ho dato tutto quello che avevo, e come anche Pietro. Però se per una degna conclusione a questa domanda sarebbe che nel 10.000 al 99% la razionalità conta, quindi l'istinto c'è poco in questa gara, cioè solo nella parte finale forse. Ieri sera anche nei festeggiamenti? Ma in realtà sono stato fino a tardi qua all'antidoping, perché diciamo che ho avuto dei problemi logistici, ma poi no, non sono stato fino a tardi, sono rientrato, ho salutato i miei compagni, abbiamo un po' scherzato e riso, poi ho risposto a qualche messaggio con il cellulare, poi ero a dormire. Qualcun altro poi qua ha fatto in maniera diversa, ma glielo lascio raccontare. Io invece non riuscivo a prendere sonno dalla grande gioia che avevo, perché per me questo sesto posto vale veramente tanto, poi con un personale che non mi aspettavo, quindi veramente qualcosa di strepitoso. Ieri sera in camera Pietro gli dicevo: ma ti sei reso conto di cosa hai fatto? Lui mi diceva: ma dai, ci penserò, adesso dormo che sabato c'è il 5000. No, veramente qualcosa di fantastico, immenso, veramente. Vediamo dopo il 5000. Ti rivedremo nel 5000. Sì, mi tenterò di fare personale. Lì chiaramente sarà dura ripetere una gara come quella nel 10.000, anche perché secondo me la concorrenza è un po' più quotata. Cosa è cambiato nella vostra testa, nei vostri allenamenti, dopo quel 14 dicembre?
squadra, avete vinto gli europei di cross. Parto tu, io. Vai, sì, sì. Allora, a me, io quel, cioè, quel giorno l'ho incorniciato e rimarrà sempre incorniciato nelle, cioè, nella mia vita. È stato qualcosa di veramente grande. E io non me lo sarei mai aspettato di fare un nono posto individuale e un e primo di squadra. E è cambiato che molta più fiducia in me stesso nelle, negli allenamenti e una motivazione in più a fare sempre meglio. E purtroppo il nostro Pietro Riva non era andato molto bene, ma ve lo racconterà lui. Sì, è stata un po' una brutta botta quella, ma quel ritiro lì, ma diciamo che ho tentato di reagire. Un'altra brutta botta è stata l'infortunio dell'inverno, ma ho continuato, anzi forse quello mi ha dato una carica ancora maggiore per lavorare di più. Poi a livello di allenamenti, sinceramente io non me li ricordo bene tutti. Chiaro che Alessandro è sicuramente più, se li ricorda meglio e sa spiegarvi meglio di voi cosa è cambiato nell'allenamento o altro, però non so, ero semplicemente forse più rabbioso certe volte e ho iniziato anche a usare la testa, a dosarmi un po' di più. Devo pensare ai 5.000 io adesso. Dimmi tu. Io invece un po' al futuro ci sto già pensando. Si pensa già a un debutto in maratona nel 2016, visto le mie caratteristiche da maratoneta. Però facciamo un passo alla volta. Adesso vediamo la prossima gara e così fino fino alla gara dopo gara. Ok, bocca al lupo, a chi è il tuo Crepi. Alessandro, ci vediamo in maratona. Certo, crepi. Ciao ciao.